Ciao a tutti. Leggevo qualche giorno fa la notizia che la Finlandia ha concesso il diritto d'asilo a Vasili Popov, nome che probabilmente non vi dice niente. Questo è un politico dell'opposizione russa, politico della regione della Carelia, e che è anche un uomo d'affari, uno dei più potenti della regione, che è accusato di frode nella compravendita di immobili, non so i dettagli. Sì, è accusato e immediatamente ha chiesto asilo alla Finlandia perché si ritiene vittima di un complotto di persecuzione politica. Ecco, queste parole probabilmente vi suonano familiari perché sono le stesse che diceva Berlusconi ai suoi tempi. Ogni processo era persecuzione politica. Cosa c'è di vero in tutto questo? Beh, non si sa. Quello che è certo è che c'è una persona che cerca di, anzi, che è riuscita a sfuggire alla giustizia. Immaginate voi se un politico italiano, allora non pensiamo a Berlusconi, pensiamo a uno proprio dell'opposizione, magari, voglio dire, anche, supponiamo che anche voi foste dei supporter, degli elettori del Movimento 5 Stelle, no? E Casaleggio finisse sotto processo per una cosa che non c'entra la politica, magari anche frode fiscale, mettiamo, no? Casaleggio finisce sotto processo per frode fiscale e chiede asilo politico in Svizzera. Voi come vedreste questa storia? È evidente, anche se foste degli elettori del Movimento 5 Stelle, la trovereste assurda, trovereste che questa è solo una scusa per evitare la giustizia. Dopo, chiaramente, voi potete dire, beh, ma la giustizia in Russia non funziona come quella in Italia. Beh, è tutto da vedere. Su questo non ci sono. Io almeno non ho nessun motivo per credere che la giustizia in Russia funzioni peggio che in Italia. Ci sono sicuramente casi positivi e negativi in tutti i paesi. Non c'è una diciamo, non ci sono prove di sistematica intromissione della politica nei processi in Russia, non più che in Italia. Pensate ai processi di mafia dove c'erano, non mi ricordo il nome del giudice ammazza sentenze che scagionava tutti i mafiosi. E quindi, insomma, non abbiamo molto da rimproverare alla Russia. Sembra piuttosto che qualsiasi cosa che gli oppositori di Putin dicano venga colto come oro colato in Europa, e loro lo sanno benissimo e ne approfittano. Nel prossimo video vi parlerò di una persona molto interessante che ha passato una storia anche qui di giustizia tra Russia e Europa. Vi saluto, ciao.